Il 21 e 22 marzo 2015 tornano le giornate FAI di primavera, che spalancheranno le porte di oltre 780 luoghi d'arte, normalmente inaccessibili, in 340 località, dagli edifici di culto alle ville, dai borghi ai castelli, dai piccoli musei alle biblioteche, dai parchi alle aree archeologiche, dai giardini agli archivi musicali. La particolarità è che molti di questi gioielli che si trovano a Roma e nel Lazio sono sconosciuti al grande pubblico e aprono per la prima volta in occasione della 23ª edizione delle giornate FAI di primavera. Nel Lazio saranno 9 le visite straordinarie in programma. Quest'anno anche il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha aperto le porte al FAI con Palazzo Chigi, dal 1961 sede del governo italiano, ma in realtà uno dei più bei palazzi cinquecenteschi romani. I luoghi del Lazio che si potranno visitare sono la Certosa di Trisulti a Collepardo, fondata nel 1204 per volontà di Papa Innocenzo III sui Monti Ernici e dichiarata monumento nazionale nel 1873. Al suo interno una biblioteca con 37.000 volumi e una farmacia del Settecento. Il Giardino delle Palme a Gaeta ospita 140 specie diverse di palme e la visita sarà impreziosita dalle paesaggiste Elena Alleva e Isabella Casani Monticelli. Evento speciale, solo sabato, l'appuntamento nel parco di Villa Gregoriana con le delizie di Tivoli e della Valle dell'Aniene in tavola, con assaggi e degustazioni. La giornata romana del FAI comincia con Palazzo Chigi, era stato aperto solo una volta nel 2010, e le sontuose sale dei piani nobili, come la Sala delle Scienze, quella del Consiglio dei Ministri detta dei Mappamondi, con arazzi della scuola di Rubens. Il palazzo, iniziato nel 1580 da Piero Aldobrandini, fu portato a termine nella seconda metà del Seicento, aperta per la prima volta la monumentale casa madre dei mutilati di guerra. Prima partecipazione anche per Palazzo H, salone d'onore e palestra storica al Foro Italico, denominato Foro Mussolini e realizzato dall'architetto Enrico Del Debbio, oggi sede del CONI. Occasione unica la visita al centro di produzione RAI di Via Asiago, costruito nel 1929 con 2 auditori e 5 studi. Novità, Palazzo Piacentini, realizzato nel 1934 da Piacentini, con le sue sale monumentali. Si potrà visitare anche Palazzo Koch, sede della Banca d'Italia. Tu dimmi, non mi lascerai, io non ti lascerò.